Essere la moglie di una celebrità è sicuramente una cosa tosta. Beh, ecco, non è che so queste cose perché sono la moglie di qualcuno famoso, eh. Cioè, sono maschio, spero lo abbiate capito dalla voce. Comunque, tornando al nostro discorso, possiamo dire che ci vuole riservatezza e anche tanto galateo. Le mogli, per esempio, dei principi della famiglia reale lo sanno e sono sicuro che su di loro avrete già visto molti video. Ma cosa mi dite della moglie di una celebrità non apprezzatissima e poco conosciuta dalle nostre parti come Kim Jong-un? Sì, il tizio che è diventato un meme vivente 3 anni fa per il suo modo di comportarsi. Addirittura ci sono tanti film in giro che parlano della sua strana vita, ironizzando su argomenti molto delicati. Sua moglie, come avrete capito, non ha vita facile. Non so se sia amore o meno, ma deve stare attenta a tante cose da quando si sveglia la mattina a quando va a letto la sera. Ma prima ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere, con una nuova emozionante top da batticuore alla Mile Shiro. No, scherzo. E se siete curiosi di sapere di cosa parlo, allora assolutissimamente dovete vedere il video. Come sempre, non c'è bisogno che vi ripeta di stare anche se duraiati, vero? Se ancora non sapete come si fa, molto presto sul mio canale di vlog, oltre alle magliette, mostrerò anche come stare in quella posizione. Partiamo! Nome. Ri Sol-ju è l'attuale moglie del leader della Corea del Nord. Non so se ho pronunciato bene il nome, quindi coreani perdonatemi. È una cantante nordcoreana ed è nata nel 1989. Prima di cominciare tutto il video però vi dico subito una cosa che sorprenderà alcuni di sicuro, perché anch'io non lo sapevo. Il suo passato non esiste, non si sa niente di niente. Molte informazioni trovate in rete a quanto pare sono speculazioni di media stranieri, di cui fanno parte anche alcuni giornalisti italiani, che hanno messo tutte le loro forze nella ricerca di un passato, di un qualcosa su questa donna, ma nulla. Un buco nell'acqua. Questo perché chiunque sposi il leader supremo, che sia una donna o un uomo o, che ne so, un criceto, deve tenere per sempre nascosto questo passato. Non può rivelarlo nemmeno per sbaglio a qualcuno. E il cambio del nome è solo l'inizio. Infatti, di questi tempi, anche solo una cosa del genere può aiutare a trovare migliaia di informazioni su una persona, e quindi Kim Jong-un ha pensato bene di trovare un nome nuovo a sua moglie. Andiamo avanti per altre sconcertanti verità molto veritose. Ma non esiste veritose, eppure suona così bene da dire. Abbigliamento. Mi sembra anche scontato, ma è meglio spiegarlo. Non può indossare ciò che vuole, ma secondo vecchie foto ormai introvabili, Ri Sol-ju indossava prima del matrimonio cose molto diverse, vestiti leggeri e molto occidentali. Essendosi ispirata moltissimo agli americani per il suo stile di musica, lo faceva rispecchiare anche nel modo di vestire. Ma dopo il matrimonio le cose sono state molto diverse. Sempre molto casta e coperta, con vestiti sicuramente belli e costosi, ma che sembrano tutti uguali dopo un po'. Avete mai notato come nelle foto sembra indossi la stessa cosa ma con colori diversi? Questo proprio perché deve seguire regole precise. Perfino il suo stile di capelli sembra quasi una parrucca, perché ogni giorno ha quello stile, con capelli che non sembrano muoversi di un solo centimetro. Questo perché deve essere composta sia nei modi che nel modo di vestire. Davvero dura. Io non ce la farei mai a tenere lo stesso stile ogni giorno e ordinarmi i capelli. I miei ciuffi sono così ribelli che la mattina li trovo tutti per terra. Cavolo, spero di non diventare calvo. Scusate, andiamo avanti. Figli e uscite. Praticamente ogni foto della donna su internet è insieme a suo marito. E anche in pubblico è così, non è mai stata vista uscire da sola da qualche parte, questo perché non può. Deve rimanere a casa finché Kim Jong-un non ha voglia di uscire, e vale lo stesso per i figli. Infatti ne hanno ben 3, ed è l'unica cosa che il leader della Corea del Nord ha voluto far sapere alla stampa, niente di più. Non esistono informazioni su quei bambini, solo pochissime foto. Genitori. Alcune di queste regole penso siano davvero molto dure, voi che dite? Come per esempio quella sui genitori di lei. Sua madre è una ginecologa e suo padre è un insegnante, ma a quanto pare non li incontra quasi più da quando si è sposata. Alcuni media hanno cominciato a pensare che forse anche questa è una regola che deve rispettare. In effetti non ci sono foto su internet di lei e i suoi genitori insieme. Ormai sono anni che non ha contatti con loro. Se davvero fosse una delle regole da rispettare, penso possa essere tra le più difficili. Alcuni rumor dicono che prima di andarsene amasse moltissimo i suoi e che fosse in casa con loro. Baci e abbracci. Avete mai notato che praticamente in quasi ogni foto lei è dietro un passo a Kim Jong-un? E il massimo che fa è tenergli il braccio, anche se raramente? Beh, questo perché, come avrete capito, in pubblico non gli è permesso mostrare troppo amore.
Possono sorridere e guardarsi, ma lei dovrà sempre stare un passo indietro a lui, quando camminano, e non dovrà mai e poi mai andare oltre la stretta di braccio. Baci e abbracci sono completamente fuori luogo. Alcuni pensano che non siano insieme nemmeno a casa. Ovviamente è un po' esagerato, ma chi lo sa, mai dire mai. Prima di continuare, eccovi un piccolo quiz. Vorrei però chiedervi di rispondere per piacere sotto al commento che metterò in primo piano con scritto quiz, perché siete davvero in tanti, moltissimi, a rispondere e preferirei avervi tutti in un unico commento. Comunque, in quale anno Ri Sol-ju si è sposata con Kim Jong-un? Risposta a fine video e andiamo avanti. Matrimonio combinato. Prima di Kim Jong-un c'era suo padre a dominare, cioè Kim Jong-il. Qualcuno può spiegarmi come mai cambiano solo le ultime due lettere nei loro nomi? Comunque era un uomo alquanto folle a volte. Amava il suo esercito più di ogni altra cosa e ha definito il modo di essere della Corea del Nord sin da quando era stato messo al comando. Pensate che l'anniversario della sua morte è una festività nel paese. E addirittura aveva fatto rapire un regista famoso in Corea del Sud perché facesse un film per lui o anche di più. Quindi non vi sorprenderà più se ora vi dico che aveva anche deciso con chi doveva sposarsi suo figlio. Esattamente, questo matrimonio era stato deciso dal simpatico padre spaventoso del paese. Ovviamente né Kim Jong-un né Ri Sol-ju avevano tanta scelta. Dovettero quindi cominciare ad apprezzarsi in qualche modo. Kim Jong-un lo fece molto presto visto che amava il padre e i suoi insegnamenti ed era d'accordo con un po' tutto. Maschi e femmine. Sembrerà strano, ma è stata costretta ad avere figli finché non è uscito un maschietto. Kim Jong-un era molto felice di avere un maschio finalmente in famiglia, così tanto che aveva annunciato solo di averne avuto uno di figlio, ma fonti certe affermano che abbia avuto due femmine prima, e alla fine è riuscito anche ad ammetterlo finalmente. Quindi queste fonti erano corrette, ma la cosa sconcertante è che sua moglie è dovuta rimanere incinta finché non è arrivata al maschio. Perché come saprete il potere si può tramandare solo tra di loro, non esisterà mai un leader femmina per Kim Jong-un e la sua famiglia, e non devono esistere a quanto pare. Come detto prima si sa poco o niente dei figli, ma una cosa è sicura, il prossimo leader sarà un maschietto. Niente viaggi. All'inizio la vita di questa donna era molto diversa e viaggiava di tanto in tanto nei limiti permessi dal paese, ma dopo il matrimonio le cose sono cambiate completamente. Si è dovuta, diciamo, mettere in riga. Non le è permesso viaggiare. La Corea del Nord ormai è la sua prigione. L'unico modo che avrebbe per andare da qualche parte sarebbe aspettare che Kim Jong-un decida di fare una vacanza o debba andare a qualche meeting importante. Ma anche questo è difficile, visto che raramente la porta agli eventi più seri e raramente se ne va in vacanza Kim Jong-un. Nascosta. È volutamente nascosta dal resto del mondo, ma anche dalla Corea del Nord. La cosa è certa, gli abitanti amano, anzi devono amare per forza i loro leader, comprese le mogli di questi leader. L'unico problema è che non li hanno e non li incontreranno mai in vita loro come si deve. Magari alcuni eventi pubblici di tanto in tanto, ma niente contatti, niente notizie sulla loro vita, o su cosa li piace, o su come stiano cambiando e migliorando il paese. Ri Sol-ju da quando è sposata non ha mai detto nulla a nessun abitante. È come un oggetto segreto tenuto, segreto. Non sapere di preciso qualcosa su chi ti comanda a mio parere è una cosa frustrante. Come posso sapere chi votare e quindi come verrà gestito il paese dove vivo? Ovviamente queste non sono le domande che si pongono i coreani, a loro interessa solo arrivare a fine giornata senza commettere errori che potrebbero costare caro. Meno libertà. I primi tempi insieme a Kim Jong-un non erano male, Ri Sol-ju era quasi contenta e sembrava vestire in modo abbastanza occidentale, ma piano piano tutti hanno notato che era sempre più elegante e composta. Questo perché ogni giorno sembra le vengano imposte nuove regole comportamentali da tenere. In base alle situazioni deve saper agire in certi modi senza creare scandalo o altro, e ciò ha significato una perdita di libertà costante e graduale, arrivando al punto da indossare abiti che sembrano sempre la stessa cosa anche se diversi, e non è finita. Anche adesso forse sta imparando una nuova regola di cui tenere conto. Parole. Deve stare molto attenta alle parole e alle frasi da usare in pubblico. Anche in questo caso ha delle sceneggiature già decise. In base al tipo di evento, oltre ai vestiti, anche le frasi che dovrà dire sono dettate da Kim Jong-un. Non può dire niente senza il permesso di quest'ultimo e non deve assolutamente far trapelare dettagli della vita privata. Se lo facesse anche solo per sbaglio, sono guai.
Deve essere più evasiva possibile, ovviamente, e sorridere sempre. La risposta al quiz era 2009. Da più di 10 anni rispetta certe regole e certi modi di comportarsi senza battere ciglio. Davvero una donna incredibile. Ehi, magari le piace, chi lo sa. In fondo molte informazioni sono rumor presi da vari giornali specializzati. Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.